Buongiorno a tutti, conferenza stampa della vigilia del match di domani sera. C'è la prima domanda per Mister Baroni di Elio Domo del Corriere dello Sport. Prego. Mister, buongiorno. Ritorno per la prima volta a Benevento. Dopo una vicenda durata 4 mesi, un'esaltazione e una depressione. È chiaro che c'è l'interesse della squadra, però con quale stato d'animo questo primo ritorno? La seconda, più concreta, le condizioni di Gallo. No, allora, vabbè, chiaro, ritorno a Benevento, è una città, è una società dove io posso solo conservare dei ricordi meravigliosi. Abbiamo avuto la fortuna insieme di raggiungere un traguardo prestigioso. Poi è chiaro che nei percorsi ci sono anche le note dolenti, no? Per entrambi, ma queste sono situazioni che io analizzo nel momento e poi fanno parte di un percorso di crescita, però poi rimangono sempre solamente le cose belle che ho avuto in nell'avventura fatta a Benevento. E per quanto riguarda invece Antonino Gallo, è rientrato dalla nazionale, ha svolto per un giorno un lavoro differenziato, abbiamo fatto degli accertamenti che sono stati negativi, se non di aver visto un po' di infiammazione, però il giocatore si è allenato bene sia ieri che oggi, quindi è assolutamente disponibile. Antonio De Giorgi del Nuovo Quotidiano di Cuneo. Buongiorno. Quello che dobbiamo aspettarci è una squadra che cresca, una squadra che in questo momento è chiaro, specialmente la partita in casa con il Como, si è trovata a giocare una partita purtroppo spesso troveremo con una squadra che sta sotto palla, una squadra che si è difesa molto bene, con attenzione, con nelle distanze. Noi siamo stati un pochino, secondo me, poco reattivi nelle sfruttare le situazioni che si potevano e che si erano create, spesso per un errore tecnico, spesso per situazioni sicuramente da migliorare. Adesso andiamo a giocare una partita importante proprio per le sue difficoltà, ma bella proprio per questo e perché abbiamo bisogno di queste gare per misurarci, per testarci e per vedere appunto la crescita della squadra. Quindi dobbiamo fare una partita vera, di viva, di compattezza, di determinazione. Nelle distanze troviamo un avversario, credo, se non il più forte, uno di quelli che sicuramente ha allestito una squadra importante, ma perché anche viene da un campionato di Serie A, e questo per noi deve essere solo di stimolo, di grande motivazione, non di timore, di dubbio, ma deve anzi aiutarci a fare un passo in avanti, non indietro assolutamente. Sì. Allora io ritorno un attimo indietro su quella partita, perché queste partite si fanno per un obiettivo, e l'obiettivo era quello di dare minutaggio a giocatori che avevano giocato meno, dare minutaggio a ragazzi che, questo in questo momento è un gruppo eterogeneo, perché ci sono ragazzi che sono arrivati magari con meno minutaggio addosso, e quindi queste partite ci servono per questo. Tra l'altro venivamo da due giorni di lavoro intenso, dove la mattina avevamo fatto ancora sul campo un lavoro importante, e quindi per me anzi è stata una partita sotto certi aspetti positiva, perché abbiamo trovato una squadra chiaramente che quando vengono a giocare qui a Lecce danno tutto quello che hanno,
E questo ci ha messo appunto, è stato un bel test proprio dal punto di vista sia mentale, ci sono stati falli, c'è stata anche un po' di, è stata una partita viva e a noi ci serviva quello. Io poi da quelle gare non è che mi aspetto quello che è l'obiettivo della gara, cioè fare minutaggio, mettere dentro minutaggio da alcuni giocatori che hanno fatto i 60 minuti, e secondo me è stata una partita per noi importante, specialmente per questi giocatori che avevano bisogno. Sì. Si è dato un periodo di tempo, un lasso di tempo affinché la squadra possa assimilare il concetto di questo 4-3. Il direttore Corbino ha detto che lei sicuramente non ha una bacchetta magica. Lei si è dato un periodo di tempo anche per far capire ai tifosi che c'è un periodo sicuramente di attesa per arrivare poi a far vedere un calcio. No, guardate, io non sono abituato a prendermi alibi ai tempi. Il tempo è quello che c'è e che dobbiamo lavorare. Ogni gara, ogni allenamento, ogni gara io mi aspetto un passo avanti, ma perché questo fa parte di un percorso, di una squadra nuova, ma questo non deve essere assolutamente un alibi o dobbiamo qui adesso stare a stimare un tempo per cui la squadra deve crescere, gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, questo deve fare. Sappiamo che questo è un campionato complicato e proprio la difficoltà di alcune partite per noi sono fondamentali, anzi, meglio avere questi test. Pierpaolo Verri, Viena Calcio. Salve mister, prima faceva riferimento alla sfida contro il Como, un avversario che ha giocato sotto la linea del pallone, quindi certo, sicuramente sarà una partita diversa, ma questo lo sappiamo. E, come ho detto prima, la difficoltà di quelle gare è proprio quello di dover sfondare contro un avversario che ti dà pochi spazi, magari che ti dà la gestione della palla, ma questa non deve essere una gestione come spesso abbiamo avuto. Adesso una gestione finalizzata a sfruttare bene le opportunità, i momenti di vantaggio. Spesso ancora noi non abbiamo questa capacità, spesso un'azione promettente, un'azione in cui abbiamo un vantaggio, tendiamo a tornare indietro, tendiamo ancora a mantenere il possesso del gioco, e questo piano piano è una delle cose che dobbiamo togliere perché quel tipo di partite sono partite con quel tipo di gestione di palla molto, molto rischiose. È chiaro che domani sarà una partita in cui ci affronteremo a viso aperto e quindi ci saranno spazi sia per noi che per loro. Carmen Tommasi di Tedalà, prego. No, allora morale bene, è chiaro che noi si vive di risultato e quindi il risultato è sempre una spinta importante dal punto di vista dell'autostima, ma questo non vuol dire, l'atteggiamento nostro deve essere sempre un atteggiamento mai di timore, sempre di rispetto dell'avversario, ma questa squadra non può giocare intimorita, deve sempre avere coraggio, deve avere consapevolezza anche nelle difficoltà, assolutamente. E quindi ripeto, domani per noi sarà un bel test. Ah no, ecco, mi perdoni, guardi, devo dire questo, è chiaro che i dubbi quando una squadra si allena bene ce li hai. È chiaro che ora è arrivato anche il momento di consolidare, no, alcune certezze, ma ritorno ancora su un discorso che poi forse magari diventerò, sarà fondamentale e determinante i giocatori che poi andranno in campo anche nella seconda parte, perché per fare una partita di livello importante, di ritmo, di intensità sia mentale che fisica, hai bisogno di cambi, e quindi
da questo punto di vista forse ora sono un pochino più sereno, perché piano piano stanno un po' crescendo tutti, e quindi questo mi lascia sereno proprio anche nelle sostituzioni, che saranno sostituzioni proprio perché magari il compagno ha dato tutto. Gabriele De Giorgi, De Cepino. Ma sicuramente molte probabilità di giocare, anche perché è chiaro che sono ragazzi che devo inserire, come ho detto prima non abbiamo tempo e quindi dobbiamo bruciare il tempo, non dobbiamo aspettarlo, dobbiamo andargli noi incontro al tempo, quindi da questo punto di vista è come gli ho spiegato ai ragazzi, anche attraverso la semplicità, quando arrivi in un ambiente nuovo così velocemente, no? Compagni nuovi, sistema di gioco diverso, devi partire dalle cose semplici, però la cosa che è fondamentale è l'atteggiamento, questo è quello che non può mai mancare. Roberto Schiva di No, io ho visto io la partita, poi è chiaro ho fatto un montaggio come sempre facciamo sulle loro due fasi, poi più che vedere siamo andati sul campo a lavorare, perché comunque, ripeto, anche quelle sono gare che è chiaro che portano fiducia, no? Perché comunque quando fai un amichevole così importante con un risultato del genere dà fiducia, però da questo punto di vista, ripeto, mancavano molti giocatori, ma poi io non ho bisogno di vedere quella partita, so che ci aspetta una partita tosta, perché ho visto la partita con il Parma e sicuramente se c'era una squadra che forse doveva vincere non era più il Benevento. Giuseppe Cardi, che dello Sport, Marco, sì. Due cose. La prima, le condizioni di Barrega e Cavallese. Sì, allora sono ragazzi che sono arrivati, e entrambi hanno una voglia che secondo me questo l'aiuterà a bruciare precocemente appunto il loro recupero dal punto di vista appunto più non tanto dell'allenamento ma più della partita, no? Perché alla fine è quello, e quindi sono due giocatori, chiaramente Arturo Calabresi un pochino più avanti, ma lo stesso Antonio, ci ho parlato proprio oggi, gli ho chiesto quanto la voglia di giocare prevale, le ha detto tantissimo, e questo è già importante, perché è la testa che in queste situazioni guida le gambe, non è mai il contrario, quindi se hai una testa vogliosa, una testa volitiva, una testa che non brama la voglia di andare in campo, sopperisce anche magari a qualcosa che ti può mancare dal punto di vista della gara, ecco. È chiaro, ci sono stati chiaro, molti più momenti positivi, belli che negativi. Sicuramente la partita che giochiamo in casa con il Frosinone fu determinante, perché in caso di sconfitta non c'erano neppure i playoff, e noi vincendo quella gara abbiamo fatto sì che si giocassero i playoff, che poi dopo ci hanno permesso di andare su.